Ciao Putei, ciao Putei. E non ve conta, qua assieme al mio orso, che sempre mi guarda da Tadrio e controlla che lei sa bene. A fiaba di un cuo, il lupo e la cicogna. Il lupo se stava mangiando un agneo, quando che un osso gli si andà per attraverso e si va a fermare in goia. Ai, 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 e gridava il lupo, ai, aiuto, so di soffegarmi. In quel momento passava da un airone, così un oseo col becco e lungo, e il lupo gà la sana sata per chiamarlo, perché l'osso gli faceva tanto male e non aveva neanche fia da sigaro ormai. Cosa vuoi? Che gà domandare l'airone, stando però a debita distanza, perché non si può mai sapere. E qua sata il lupo che ha fatto cenno a goia e lo ha guardato con gli occhi imploranti, quasi, quasi che fosse buono, e manco per stavolta. Caro mio, se non ti conoscesse, gadito, l'airone potrebbe anche aiutarti, ma i lupi sono cattivi, traditori. E chi sei che mi assicura che dopo averti liberato da che l'osso ti non te me mangi anche a me su un sol boccon? Il lupo, già sempre più implorando, ha fatto cenno di no, che non lo guaria magna. E così che si è passato anche a paura l'airon. Dopo un poco si è passato una gru, che a Zenca era un oseo dal becco e lungo, e si ripeté la stessa scena, ma anche a gru, che già una volta ieri riuscì a scampare per miracolo dalla bocca del lupo, ah, mi non credo le tue promesse delle gai, e si è andata via. Finalmente, ciò, quando che il lupo ormai gli era drio proprio per morire e soffegarsi, si arriva una cicogna. E il lupo ha messo insieme tutte le sue forze che gli restava e l'ha chiamata. Se ti me cavi sto osso da goia, mi porterò per te sempre un posto dove trovare tanti pesci buoni da dare in pasto ai tuoi fiori. E la cicogna, e che era di animo buon, sempre stata buona, e che a sega la sa facilmente commuovere, a sega in pietosia che ha detto, aspetta, aspetta, dai che vengo mi, quel mio becco così lungo, riuscirò sicuramente a cavarti quel fastidio. Dove sei sto osso? E il lupo ha aperto la bocca, grande come una voragine ieri. Che paura per la cicogna! E ha in fondo, a una goia, tutta rossa, e era un tocchetto di osso, ma che lontano che gli era in fondo, in fondo. Cioè, la cicogna, che gli era onesta e creduona però, aveva promesso e non era un tipo da tirarsi in drio, e ormai doveva fare il suo lavoro. Sicché, dito fatto, ha messo la testa dentro col collo lungo, dentro la bocca del lupo, e con una beccata precisa ha cavato via l'osso fastidioso in un attimo. Il lupo già non ha neanche fiatato e ha fatto per andar via senza neanche ringraziare e a cicogna che lo aveva cavato. Oi, signor mio, gli ha detto a cicogna, un po' stupita anche per quello che succedeva. Ma te mi avevi detto che dopo questa operazione te mi avrei compensato quei pesetti? E ora mantiene la parola o no? Bella faccia tosta, ha esclamato il lupo. Non solo te mi hai estratto la tua testa da goia, ma te vieni ancora a domandarmi una ricompensa. Potevo averti anche a mañana. Ma non ti pare di aver già avuto tanto da me, dato che non ti ho fatto sentire il sapore dei miei denti acuminati? E ciò, ma i patti erano diversi, tentò ancora di insistere a cicogna. Ah, che patti e patti. E dopo, te puoi anche chiamarti fortunata d'esserti accavata in sto modo. E così dicendo, il lupo che ha fatto dietro font e si è tornato nei boschi in caccia dei suoi agnei che più che piaceva quei da mangiare. Ah, ho capito, allora che esclamò a cicogna, insegnerò ai miei cicognini che fare un piacere a un prepotente se sbaglia due volte. Prima di tutto perché aiutare i cattivi, se aiuti i cattivi e non sei da farlo,
e poi perché non riuscirà mai a venirne fuori neanche con onore. Ciao Putei, alla prossima!